Eder. Mech. Pallister. Un tragico episodio di violenza si è verificato a Marghera, una zona di Venezia nota per la sua complessità sociale e per la presenza di attività illecite. Un uomo di 40 anni, di origini albanesi, è stato aggredito a colpi di coltello in un parchetto situato nei pressi di Via Rizzardi, durante il culmine di una lite accesa. L'episodio è avvenuto lunedì sera, intorno alle 22, e le ferite riportate dalla vittima si sono rivelate fatali, ponendo fine alla sua vita in circostanze drammatiche. Marghera è un quartiere che ha visto un aumento delle segnalazioni da parte dei residenti riguardo a episodi di violenza e spaccio di sostanze stupefacenti. Questa crescente preoccupazione è il risultato di continui eventi violenti che hanno colpito la comunità, alimentando un clima di insicurezza tra i cittadini. La polizia ha ricevuto diverse chiamate da parte di residenti che richiedevano interventi per contrastare la criminalità nella zona. In merito all'episodio di aggressione, sono già stati effettuati almeno due fermi da parte delle forze dell'ordine. I sospettati sono due cittadini moldavi, che potrebbero essere direttamente coinvolti nell'aggressione mortale. Tuttavia, il movente che ha portato a questa violenza resta ancora da chiarire. Secondo le prime indagini, sembra che l'accaduto possa essere riconducibile a un regolamento di conti tra bande di scatollettisti. Questi gruppi si dedicano a truffe ai danni dei turisti, organizzando il noto gioco delle tre scatolette in vari punti di Venezia, inclusi calli e ponti affollati. La polizia sta attualmente conducendo un'indagine approfondita per stabilire le dinamiche dell'aggressione e per identificare eventuali altri coinvolti. L'episodio ha suscitato una forte preoccupazione non solo per la brutalità dell'atto, ma anche per il contesto di criminalità organizzata che caratterizza la zona. La comunità locale si attende misure più efficaci da parte delle autorità per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare il fenomeno dello spaccio e della violenza che affliggono Marghera. Il tragico ritrovamento del corpo di Simone Cingolani, un uomo di 36 anni, ha scosso profondamente la comunità di Livorno. La sua vita si è spenta in circostanze misteriose, con il cellulare ancora stretto nella mano, segno di un ultimo contatto o di una situazione imprevista. L'episodio è avvenuto nel suo appartamento situato in via Modigliani, dove si era recentemente trasferito per iniziare una nuova vita da solo. La scoperta del corpo, avvenuta intorno alle 14:30 di ieri, ha visto l'intervento delle forze dell'ordine, che si sono recate sul posto dopo che Cingolani non aveva dato sue notizie per giorni. Le prime ricostruzioni indicano che la donna delle pulizie, preoccupata per l'assenza del 36enne, è stata la prima a entrare nell'appartamento e a fare la drammatica scoperta. La scena che si è presentata ai suoi occhi era inquietante. Il corpo di Simone giaceva a terra, con il suo cellulare tra le mani. La donna ha immediatamente avvisato il vicinato, e gli altri residenti hanno contattato il numero di emergenza 112. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Cingolani. La notizia ha gettato nello sgomento la famiglia e gli amici, che si sono riuniti in serata davanti all'edificio per rendere omaggio a un giovane descritto come un ragazzo d'oro, noto per la sua gentilezza, il suo sorriso e la sua passione per la vita. Un abbraccio collettivo è stato un modo per condividere il dolore e la perdita, una testimonianza dell'affetto che lo circondava. Simone lavorava nel settore portuale e, secondo quanto riportato, era molto conosciuto e rispettato nella sua comunità. Era il figlio del direttore sportivo della SL Portuale Livorno e collaborava con il Centro Sportivo Livorno 9. I suoi amici lo ricordano come una persona generosa e solare, sempre pronta ad offrire il proprio supporto a chi gli era vicino. Attualmente, la polizia sta indagando sulle circostanze della morte di Cingolani. Le autorità hanno escluso l'ipotesi di omicidio e, secondo le informazioni disponibili, non sembrerebbero esserci responsabilità di terzi nel decesso, almeno per il momento. Le indagini sono ancora nelle fasi iniziali e gli agenti della polizia e della scientifica hanno eseguito sopralluoghi e verifiche sia nell'appartamento che nella zona circostante. A breve saranno condotti accertamenti autoptici sul corpo di Cingolani, i quali serviranno a chiarire le cause esatte della sua morte. La comunità attende con ansia risposte che possano portare alla verità.
mentre il dolore per la perdita di un giovane dalla vita promettente continua a farsi sentire tra coloro che lo conoscevano e lo amavano. Un grave episodio di violenza si è verificato ieri sera a Lucca, dove un uomo di 62 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Luca in codice rosso dopo essere stato accoltellato nel giardino della sua abitazione. Le sue condizioni sono state giudicate estremamente critiche. Secondo le ricostruzioni iniziali, l'uomo si sarebbe affacciato nel giardino dopo aver sentito dei rumori sospetti. È qui che sarebbe stato aggredito da due giovani, che, in seguito a una discussione, lo avrebbero colpito con un coltello all'addome. Le prime indagini suggeriscono che i due ragazzi potessero essere intenti a vandalizzare una recinzione di un'opera pubblica situata nei pressi della casa della vittima. Dopo averlo richiamato, è scoppiato un alterco e, in un momento di escalation, uno dei giovani ha estratto un coltello e ha inferto un colpo all'uomo, prima di fuggire dal luogo del crimine. Dopo l'aggressione, il 62enne è riuscito a rientrare in casa e a contattare i soccorsi. Tuttavia, giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno subito compreso la gravità della situazione. L'uomo è stato immediatamente trasportato in codice rosso all'ospedale San Luca, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'emergenza. Attualmente, è in osservazione per monitorare la sua condizione, che resta critica. Le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri di Lucca, stanno attivamente indagando sull'episodio. Tra le varie ipotesi al vaglio degli inquirenti, vi è quella di un possibile tentativo di rapina. Nel frattempo, è stata avviata una caccia all'uomo per rintracciare i responsabili dell'aggressione, con l'obiettivo di fare chiarezza su quanto accaduto e garantire la sicurezza della comunità. La situazione suscita preoccupazione, non solo per la salute della vittima, ma anche per il clima di insicurezza che tali episodi possono generare. Gentili amici, gentili ascoltatori, buona giornata da Senzio Locchi. Questa è la cattedrale di Civitavecchia. All'interno di questa porta, sopra, in quelle finestre che voi vedete che affacciano sulla piazza, è presente una mensa del clero, la mensa del clero. Se questa, solo che in questa mensa non è che tutti i sacerdoti appunto della diocesi vengono a pranzo appunto in questa mensa è aperta per 5, 6, 7 persone, massimo sono 6, 7 i sacerdoti che appunto vengono in questa mensa. Ora, io credo che ci sia anche uno spreco, no? Anche uno spreco, perché non puoi tenere una mensa aperta per 6 o 7 persone. Dunque io lancerei un appello al vescovo Gianricco Ruzza, ma anche al sindaco di Civitavecchia: perché non aprite questa mensa anche agli esterni? Prima di tutto avresti un introito sicuramente maggiore, e poi la gente avrebbe un momento di convivialità, no? Ecco, io credo che insieme alla Porta Santa sarebbe opportuno aprire anche questa mensa agli esterni che voi vedete. Ecco, il Senzio Locchi lancia appunto un appello al vescovo Gianricco Ruzza e al sindaco di Civitavecchia affinché questa mia proposta si trasformi in fatto concreto. Di nuovo, amici, un buon proseguimento di giornata a voi tutti dal Senzio Locchi di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.